Una parata di Andújar e la rete di Gonzalo Higuaín decidono la vittoria del Napoli. Calci di rigore contro l'Udinese, 7-6 il risultato finale. Napoli che passa ai quarti in Coppa Italia, dove troverà l'Inter allo Stadio San Paolo il 4 febbraio. Ma sentiamo le dichiarazioni del dopopartita. Un po' la gestione della partita dobbiamo farla meglio, dobbiamo tenere un po' la palla e creare... Sinceramente abbiamo arrivato dove dobbiamo, dove noi vogliamo arrivare, ma dopo abbiamo sbagliato tanto. L'ultimo passaggio, l'uno contro uno, il due contro uno, la conclusione, abbiamo sbagliato di là e abbiamo permesso all'altra squadra di ripartire, perché quando la squadra è un po' alta non è facile controllare tutto il campo. Credo che questa è stata la difficoltà e quello positivo oggi è che facendo qualche errore, tante cose che abbiamo fatto bene, ma qualche errore, abbiamo anche vinto e così possiamo analizzarlo e prepararsi per la prossima volta. Ma io ho innanzitutto grande rispetto e stima per il Napoli, perché credo sia una delle squadre che gioca o comunque cerca di giocare un calcio propositivo, il miglior calcio d'Italia, questo lo sa Rafa. Quindi noi abbiamo affrontato questa partita con grande rispetto, ma cercando di non essere mai remissivi, cercando di essere pericolosi nelle occasioni che potevamo e di limitare il Napoli nei suoi punti di forza. Credo che ci siamo riusciti per gran parte della gara, poi c'è stato subito dopo l'espulsione che c'è stato probabilmente un momento di difficoltà, però credo che anche in 10 diciamo che il Napoli abbia trovato la via della rete con meno frequenza di quanto fa di solito al San Paolo. L'importante anche per te non solo tornare in campo, ma a tornare al gol. Sì, era quasi un anno che non segnavo, è arrivato il momento giusto, avevo voglia, mi fa piacere, però l'importante è che siamo passati. Ecco, come stai vivendo questo momento in cui non hai tanti minuti nelle gambe? Il fatto di non essere sempre in campo ti fa soffrire? Come ti senti? No, tranquillo, abbiamo una rosa forte, chi va in campo fa sempre il meglio e credo che siamo tutti allo stesso livello, sono scelte del mister e noi dobbiamo solo lavorare, metterci a disposizione dell'allenatore e della squadra per il bene comune, che è la cosa più importante. E quindi c'è questa sfida importantissima con l'Inter, avete visto, avete sentito il tabellone come sarà interessante, tutte grandi partite con le migliori che sono passate praticamente tutto, c'è solo il Parma che è nelle zone basse della classifica, anzi è l'ultima in campionato, poi ci sono praticamente le migliori squadre del campionato, non c'è ovviamente la Samp che è stata eliminata nello scontro diretto con l'Inter. Il Napoli passa, ora il Napoli deve concentrarsi però di nuovo sul campionato, perché prima del match con l'Inter al San Paolo ci saranno altre due partite di campionato, quella in casa con il Genoa lunedì prossimo e poi la trasferta a Verona con il Chievo. Ascoltiamo le parole di Benitez in conferenza stampa al termine della gara di ieri. Alla fine abbiamo detto che lui può giocare nel 4-2-3-1 dietro la punta esterno, destra, sinistra. Di questi ruoli oggi con Mare che è dietro la punta, lui doveva giocare a destra. Credo che quando lui ha la palla sappiamo che ha qualità e è pericoloso. Ancora deve capire un po' i movimenti che deve fare contro una difesa 5, che non era facile perché non aveva tanto spazio, ma è una questione di tempo, non è un problema, che credo che lui lo farà e lo farà bene. E dopo, sì, non l'abbiamo fatto bene, io ero un po' sorpreso perché con la partita sotto controllo la squadra faceva quello che doveva fare, creava situazioni per fare gol, non l'abbiamo fatto. Ma alla fine in 10 loro, quando abbiamo fatto il gol, io gli dicevo a Koulibaly che, perché Strinic era molto stanco, io gli dicevo a Koulibaly si può fare terzino sinistro, lui mi diceva sì, che aveva giocato anche qualche partita scusa un'altra volta, e le diceva dobbiamo fare il terzo per evitare qualche problema, abbiamo subito gol e ha cambiato tutto un'altra volta. Lui aveva un po' di carica e per questo dobbiamo cambiarlo. Abbiamo deciso, si era loro in 10, abbiamo deciso sì, invece David Lopez possiamo fare questa, grazie. Invece David Lopez fare De Guzmán per andare a vincere la partita. Non abbiamo controllato
il centrocampo e chiaramente abbiamo permesso all'altra squadra di ripartire con pericolo, e questa gestione della partita dobbiamo farla meglio 100%. Alan, lo consiglierebbe a Bigone? È un buon giocatore, ma io non devo dire nulla adesso. Credo che abbiamo una squadra forte e dobbiamo sfruttarla al massimo. Paura no, ho visto che si poteva perdere, non paura, rabbia, sicuro, amarezza o tutto quello che vuole dire in italiano, perché la partita era sotto controllo, abbiamo avuto delle occasioni, erano in 10, dobbiamo fare un altro gol e basta, non l'abbiamo fatto e veramente non era molto contento. Ma non è colpa mia perché io non ero in campo. No, credo che un po' la gestione della partita dobbiamo farla meglio, dobbiamo tenere un po' la palla e creare. Sinceramente abbiamo arrivato dove dobbiamo, dove noi vogliamo arrivare, ma dopo abbiamo sbagliato tanto. L'ultimo passaggio, l'uno contro uno, il due contro uno, la conclusione, abbiamo sbagliato di là e abbiamo permesso all'altra squadra di ripartire, perché quando la squadra è un po' alta non è facile controllare tutto il campo. Credo che questa è stata la difficoltà e quello positivo oggi è che facendo qualche errore, tante cose che abbiamo fatto bene, ma qualche errore, abbiamo anche vinto e così possiamo analizzarlo e prepararsi per la prossima volta. Polemica nessuna, io conosco il suo agente, io sempre dico che i procuratori devono concentrarsi durante l'epoca del mercato, dopo devono lasciare agli allenatori fare il suo lavoro. Dries lavora benissimo, non è un problema, lui è uno professionista che lavora bene e oggi credo che i giocatori che erano soprattutto avanti abbiamo fatto degli errori nella ultima scelta, l'ultimo passaggio, l'ultimo o il tiro. Eccoci qui, quindi giuste le valutazioni su Mertens. Ha fatto tanto, ma ha fatto anche un po' di danni, sbagliando il rigore, sbagliando l'occasione al 120esimo, perdendo qualche pallone che ha consentito all'Udinese pericolose ripartenze. Ci sta, comunque un giocatore sempre molto propositivo, a volte esagera un po'. È chiaro che Benitez ha ricordato anche al suo procuratore, come diciamo anche sempre noi, che devono pensare ad altro e non entrare nel merito delle scelte tecniche. Un giocatore che invece è lì bravo, tranquillo, anche che ora che non sta giocando tanto, quando entra prova a dare il suo contributo, non è all'altezza della scorsa stagione nemmeno lui, però ieri almeno è stato freddo nel trasformare il rigore in partita e il rigore alla fine nei 5 che il Napoli ha segnato appunto tutti per passare il turno. Stiamo parlando ovviamente di Jorginho. Allora, Jorginho, si è dovuto soffrire tanto, vittorie e qualificazione ai rigori, una gara che si poteva chiudere prima, però l'importante è passare il turno. L'importante è passare il turno, però dobbiamo anche dire che l'Udinese è una grande squadra, l'ha dimostrato e sta dimostrando anche in campionato, una squadra forte che si chiude bene, riparte, hanno gamba e hanno fatto bene. Era quasi un anno che non segnavo, è arrivato il momento giusto, avevo voglia, mi fa piacere, però l'importante è che siamo passati. Tranquillo, abbiamo una rosa forte, chi va in campo fa sempre il meglio e credo che siamo tutti allo stesso livello, sono scelte del mister e noi dobbiamo solo lavorare, metterci a disposizione dell'allenatore e della squadra per il bene comune, che è la cosa più importante. Sarebbe importante chiudere le prime, però il calcio è questo, no? Non sempre riusciamo a fare quello che vogliamo, sicuramente dovevamo chiudere la prima, però loro hanno trovato quel gol, ci hanno messo in difficoltà per quello lì che dovevamo già controllare un po' di più, però ormai è andata, abbiamo vinto, siamo passati alla cosa più importante. Certo, noi non giochiamo per perdere, giochiamo per vincere e cercheremo di farcela, cercheremo di raggiungere anche questo obiettivo, però adesso dobbiamo pensare a lunedì al Genova e basta. 120 minuti stasera, ti candidi ovviamente, sei pronto anche per lunedì, una gara importantissima con il Genoa? Noi ci alleniamo e ci mettiamo a disposizione del mister e della squadra, siamo sempre pronti. Okay. Servono tutti pronti perché ricordiamo che non ci sarà Gargano lunedì prossimo, quindi a centrocampo c'è il ritorno di David Lopez e poi c'è questo ballottaggio Jorginho Hiller per l'altra maglia da titolare. L'Udinese ha fatto una bella figura, ha giocato una buona gara, soprattutto in 10 è venuta fuori bene. Il Napoli è calato nel finale, calo fisico perché molti giocatori che erano in campo avevano giocato poco negli ultimi mesi, calo anche come al solito purtroppo di concentrazione al San Paolo. Bisogna lavorare su questo e farlo in fretta perché al San Paolo si deciderà molto la stagione del Napoli, avendo tutti gli scontri diretti nel girone di ritorno
appunto tra le mura amiche a partire da quello di lunedì prossimo con il Genoa. Torniamo però un attimo sulla sfida di Coppa Italia con le parole del tecnico Stramaccioni. Dal campo mi sembrava dubbio e dalle immagini rimango di questa idea, ma secondo me c'è un discorso generale, ma adesso a prescindere dal contatto fra Zapata e Ertu, che secondo me è altamente opinabile, ma la palla non la poteva prendere in nessun modo, cioè era una palla altissima, no? E secondo me Duvan, magari anche con un pizzico di, giustamente, di astuzia, cioè non è una critica, nel momento in cui ha visto che la palla non poteva prenderla più, ha tentato di, giustamente, ha accentuato un pochino la caduta, ha preso rigore, però non è un modo di fare polemica, è solo un rammarico, si può sbagliare, l'arbitro magari l'ha visto così, va bene, l'abbiamo, infatti io ho chiesto solo cosa avesse fischiato, mi ha detto un contatto fra Ertu e Zapata, però mi sembrava strano perché vedevo Zapata alle spalle di Ertu. Allora, il primo rigore è nettissimo, quello di Gabriel Silva. Sul secondo non si vede bene dalle immagini televisive, però ci sono delle foto che evidenziano la maglia di Zapata tirata, quindi probabilmente c'è anche il secondo rigore, non netto come il primo, ma c'è anche il secondo. Dobbiamo dire che, facendo il confronto con quelli che hanno avuto altre squadre, la Fiorentina, la Roma, in questa Coppa Italia sto parlando, e anche l'espulsione clamorosa a favore dell'Inter che ha condizionato Inter-Sampdoria, dobbiamo dire che delle quattro favorite che hanno passato tutte quante il turno, quella che non ha avuto favori arbitrali particolari è stata proprio il Napoli.